Ciao ragazzi, buonasera, ben ritornati sul mio canale. Oggi, come ben potete immaginare dal fatto che siamo nel mio bagno, un altro video di make-up. Per chi è nuovo e non conosce questo canale, io sono Camilla, benvenuti. Mi occupo per la parte make-up di creare dei look super d'impatto, super spettacolari, ma che non richiedano troppi strumenti e che siano di una difficoltà minima. Per questo video in particolare non ho utilizzato nient'altro che le mie manine, quindi diciamo che tutto quanto il fil rouge che collega i miei look di make-up è proprio questo. Cose che si riescono a fare anche se non si è un make-up artist, che creino il massimo impatto con il minimo sforzo e che si possono fare soprattutto, cosa importantissima, se si è sempre di corsa come la sottoscritta. Questo look potreste realizzarlo anche in macchina, per esempio. Vi faccio vedere i prodotti che utilizzeremo nel corso del video, che sono spettacolari. Questa palette di Rowan Beauty, in particolare questo colore, e poi questa palettina di Dior, in particolar modo il colore centrale. Se vi piacciono i miei video, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina delle notifiche, lasciarmi un like e un commento. Per vedere esattamente come ho creato questo look, mi raccomando, keep watching. Come prima cosa vi dico, ho già fatto la mia base perché tanto è sempre la stessa, sempre il mio fidatissimo ABC Concealer di Espresso, che uso veramente in maniera molto parca, soprattutto poi con le mascherine e quant'altro, è inutile stare a schiaffare 4 kg di roba in faccia. Passo subito agli occhi usando questa... si vede tutto... usando questa palettina di Rowan Beauty, che come avrete capito è una delle mie preferite, e prendo questo colore bronzo, vediamo se riesco a farvelo vedere in maniera decente, questo qui, e lo metto con il dito e lo metto soltanto nella piega dell'occhio e con le dita sfumo. Faccio varie applicazioni fino a che non raggiungo l'intensità che desidero. Lascio questa parte priva di colore e mi concentro anche all'interno. Una volta che ho raggiunto questo livello di intensità, riprendo sempre, stavolta con il mignolo, il prodotto e lo metto nella rima inferiore e collego la rima inferiore con quella superiore. Vado fino all'interno dell'occhio. E ora, l'ultimo tocco su questi occhi sarà usare, aspettate che non mi ricordo, eccola qui, questo colore bellissimo blu al centro dell'occhio dove non abbiamo messo il bronzo e utilizzare un azzurro di questo tipo ci offrirà un contrasto meraviglioso. Se avete, tanto più se avete gli occhi marroni, questi due colori saranno benissimo, li faranno risaltare ancora di più. Come vedete, sto facendo tutto quanto con le mani, non c'è bisogno di usare altro. E praticamente il trucco è applicare con un dito e sfumare con un altro dito, fino a che non raggiungete l'intensità di colore che più vi piace. Basta, io direi che già così è perfetto. Quello che farò probabilmente è andare poi con un altro po' di quel bronzo della palette di Rowan per aggiustare un po' i bordi, sempre con le dita ovviamente. Sono venuta un po' più vicino per farvi vedere come poi aggiusto la zona perioculare dopo aver finito l'ombretto, in maniera tale che... Tra l'altro prendiamo due piccioni con una fava perché vi faccio vedere anche da vicino tutto quanto il lavoro che ho fatto sugli occhi. Guardate che meraviglia!
C'è un po' di glitter all'interno di questa palette di Raw and Beauty che a me piace tantissimo. Detto ciò, vi sto facendo vedere questa cosa che di solito non faccio vedere perché secondo me è fondamentale per pulire l'occhio e dare un'apparenza di pulizia al viso una volta che avete finito di fare tutto quanto il lavoro di ombretto, tanto più se non avete usato pennelli come in questo caso. E voilà, facile facile, pochissimo prodotto. Detto ciò, mi metto un pochino di cipria e poi passiamo al resto della faccia. Anzi, no, ho sbagliato perché prima di andare dentro con la cipria, voglio prima finire la base. Ho intenzione di usare questo Baby Doll Kiss and Blush di YSL. Il numero è 12, non ha un nome. Ed è questo color terra praticamente, che mi piace tanto in questo caso perché non andrà a competere con gli occhi. Darà un po' di colore alle guance senza creare un contrasto eccessivo perché già gli occhi sono belli, belli potenti. Tra l'altro mi piace tanto di questi prodotti, di questi in particolare di questo, il fatto che sono multiuso, quindi li potete usare sia sulle guance che sulle labbra, come farò io tra un attimo. Tra l'altro, volendo, si potrebbe anche connettere lo zigomo all'occhio. Noi gli diamo un'accennata in tal senso. Metto questo anche sulle labbra. E ci dà questo nude molto bello. Tra l'altro dalla telecamera del telefono e la luce, immagino, diminuisce l'intensità di questo colore, ma vi posso assicurare che è il colore perfetto per finire questo look. Ce ne sto mettendo un po' di più per cercare di rendervi l'idea dallo schermo, ma forse così. Si capisce un po' meglio l'effetto finale che io vedo dal mio specchio diciamo, nella realtà. Ok, dopodiché cipria, mascara, un po' di illuminante e fatto. Come illuminante utilizzo questo qui, di questa palette di Kosas che si chiama Velvet Melon. È diventato uno dei miei blush e delle mie palette illuminanti preferiti. Ha questo illuminante meraviglioso, guardate che, oh, che roba. E l'ho messo anche un pochino qui dove vi ho detto lasciamolo libero, non ci mettiamo il color bronzo, proprio per questo motivo, perché sapevo che ci avrei messo un illuminante. Guardate che effetto meraviglioso. Allora ragazzi, il look è finito, peccato non potervelo far vedere in luce naturale, magari al tramonto, perché sarebbe tutta un'altra storia, ma fuori c'è un tempo da lupi proprio. Quindi solo per questo video ci accontentiamo di questa luce. Detto ciò, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video non dimenticate di farmelo sapere lasciandomi un like, un commento giù sotto al video e iscrivendovi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Detto questo, mi raccomando, stay tuned per la prossima volta. Ciao for now!